Tra il secondo Ottocento e i primi del Novecento, una serie di grandi trasformazioni economiche, storico-politiche e soprattutto tecnologiche contribuisce a forgiare quell'idea di modernità che ancora domina il nostro immaginario. Automazione dei processi produttivi, velocità e facilità degli spostamenti, una vita resa confortevole da quella tecnologia che oggi chiamiamo domotica e che assomiglia sempre di più a una sorta di magia. Molte invenzioni che per noi oggi rappresentano il discrimen tra la civiltà e il suo contrario sono frutto di scoperte avvenute proprio tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Solo per citarne alcune. La lampada a incandescenza con filamento di carbonio brevettata da Thomas Edison nel 1879 e nel 1881 la lampadina elettrica messa a punto da Lewis Latimer. Il telefono, la cui invenzione è attribuita all'italiano Meucci nel 1871 e all'inglese Bell nel 1876. La prima introduzione pratica del telefono in Italia ebbe luogo a Milano il 30 dicembre 1877. Il fonografo, l'antenato di tutti quei dispositivi che ci consentono di registrare e riprodurre il suono, fu ideato e messo a punto da Thomas Edison nel 1876. Passando ai mezzi di trasporto, come non citare il treno, sempre più diffuso e sempre più parte del paesaggio urbano e agricolo, a partire proprio dal secondo Ottocento. E poi il motore a scoppio, inventato nel 1853 da due italiani, e il motore a diesel brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel. Invenzioni che resero possibile lo sviluppo delle prime automobili a partire dal 1886. Per non parlare dei progressi compiuti nel campo della medicina o della produzione e conservazione degli alimenti. Il latte pastorizzato è del 1886, i cibi in scatola prodotti su larga scala a partire dal secondo Ottocento. Che cosa ha reso possibile l'invenzione e la produzione di strumenti e beni che sono oggi di uso e consumo quotidiano? Semplice, il connubio tra la ricerca scientifica e la tecnologia, in una parola l'applicazione della scienza alla tecnica per facilitare e velocizzare i processi produttivi e gli spostamenti e aumentare il benessere generale dell'umanità. È con l'industrializzazione del secondo Ottocento che si verifica la piena integrazione tra tecnica e ricerca scientifica, che è una caratteristica distintiva della modernità anche oggi. Il punto è che tutte queste invenzioni non rimangono nel tempio sacro dei laboratori scientifici, ma vengono rese disponibili e fruibili a un numero sempre crescente di individui, migliorandone sensibilmente la vita quotidiana e modificandone i modi di lavorare, di vivere, di comunicare. Facciamo solo un piccolo sforzo, cerchiamo di immaginarci un mondo in cui nel giro di poco tempo compaiono la lampadina elettrica, il telegrafo, il telefono, il fonografo, l'automobile, l'aspirina, i cibi in scatola, un mondo in cui, grazie ai progressi della medicina, è possibile guarire da malattie considerate incurabili. Non c'è da stupirsi se anche nell'uomo comune prende forma una specie di fede laica nell'idea di un progresso infinito, assicurato dalla scienza e dalla tecnica, una fede laica nelle magnifiche sorti e progressive dell'umanità, come scrisse Leopardi nella Ginestra in netto anticipo sui tempi. La conseguenza più rilevante e che più ci interessa è il primato pressoché assoluto che la scienza acquisisce in questo periodo nel sistema dei saperi, un primato che le riconosciamo anche oggi.